Raul Albini, difensore azzurro, ha parlato nel corso del partidazzo sulla radio spagnola Cope. Questa la traduzione integrale del suo intervento, a cura di tutto Napoli. Il problema è che se vinciamo lo scudetto non potremo uscire di casa per un mese, ieri siamo stati un'ora e mezza con bus bloccati in aeroporto dai tifosi in festa, era folle, bellissimo. La gente è entusiasta, in caso di scudetto impazzirebbe. Punto. Il calendario è relativo, ogni gara può riservare sorprese, ma è vero che loro dovranno incontrare Inter e Roma in trasferta. Due match difficili. Sono quattro finali sia per noi che per loro, siamo vicini, a un punto, e dovremo provarci fino alla fine. Punto. La Juve è abituata alle vittorie, vince lo scudetto da sei anni senza quasi rivali, era da tanto tempo che non si trovava un avversario così vicino nelle ultime quattro giornate e questo era il nostro obiettivo. Siamo riusciti ad arrivare in fondo ancora in piena corsa, ora ce la giochiamo. Punto. I bianconeri hanno tantissimi tifosi, ma qui a Napoli non lottiamo solo contro di loro, ma praticamente contro tutto il mondo. Punto. Stiamo vivendo qualcosa di bellissimo, Napoli ama i suoi calciatori e vederci lì in cima, pensando che non accadeva da 30 anni e qui c'era Maradona, per noi è più duro, non abbiamo il miglior giocatore del mondo come allora. Diego Napoli è stato qui per conoscere il suo nuovo nipotino. Suo figlio vive qui, è un bravissimo ragazzo e ogni tanto viene a seguire i nostri allenamenti. Gli somiglia tantissimo. Punto. Se ho visto i video dei tifosi in rete? No, dopo quello che ho vissuto ieri notte andava bene così. Nel bus ci siamo divertiti con loro, eravamo lì bloccati e ci siamo uniti alla loro festa. Punto. Erano tanti anni che non si vinceva a Torino. C'è una grande rivalità ed averli battuti e, contestualmente, esserci rimessi in corsa per lo scudetto è stato un colpo fortissimo. Speriamo di festeggiare lo scudetto tra un mese. Punto. Rina darà spettacolo in caso di scudetto come fece con la nazionale? Sicuramente, sì, inventerà qualcosa in italiano come per le celebrazioni di mondiali ed europei. Conoscendolo, si starà preparando già qualcosa. Punto. Pepe a 5 figli, io 4. Una volta abbiamo viaggiato insieme in aereo e ne occupammo praticamente la metà. La gente voleva scappare nelle ultime file.